Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di un nuovo fumetto in uscita per Bao Publishing, ovvero Iperurania di Francesco Guarnaccia. Come in ogni BlogTour Bao avete la possibilità di vincere una copia di questo fumetto più dedica dell'autore e al termine del tour verranno estratti ben tre vincitori. Le regole per partecipare sono semplicissime. Innanzitutto mettere mi piace alla pagina Facebook di Bao Publishing, essere lettori fissi o essere iscritti ai canali dei blogger partecipanti al tour, commentare tutte le tappe, compilare il form che troverete linkato qua sotto in descrizione assieme ai link della pagina Facebook e di tutte le tappe del tour e infine condividere BlogTour sui social. Ma passiamo ora al fumetto, non vedevo l'ora di parlarvene perché era un'uscita che attendevo veramente tanto e mi ha stupita. Innanzitutto, Iperurania è un pianeta inavvicinabile. È impossibile viverci sopra perché la temperatura non lo permette, così come l'aria che è irrespirabile. Se per sfortuna qualcuno ci dovesse mai capitare sopra, non potrebbe utilizzare nessuna apparecchiatura tecnologica, tantomeno il cellulare, ma soprattutto non potrebbe andarsene perché la gravità non ti permette di lasciare il suolo del pianeta. Tuttavia l'umanità è incuriosita da questo pianeta e quindi viene costruita una stazione a distanza dal pianeta per poterlo appunto studiare. Gli abitanti della colonia spaziale iniziano quindi pian piano ad avvicinarsi al pianeta cercando di fotografarlo. Inizia tutto come un hobby, ma pian piano diventa una sorta di lavoro. Inizialmente lo scopo delle fotografie era quello di documentare, di approfondire e studiare meglio il pianeta Iperurania, ma non riescono a scoprire nulla di nuovo a riguardo. Il protagonista di questa storia è per l'appunto un fotografo dilettante, Ban. Ha grandissime aspirazioni, ma molta poca motivazione. Un giorno però si ritrova sul pianeta Iperurania in maniera veramente inspiegabile e riesce ad effettuare uno scatto che lo porterà alla popolarità. Da qua inizierà una sorta di avventura che però non può condividere con i suoi amici. Amici d'oro, direi, perché lo sopportano veramente in ogni circostanza, dal momento che il protagonista è molto paranoico e tende a lamentarsi tanto. Infatti, il protagonista di questa storia, nonostante sia un ragazzo molto fortunato, riesce a trovare sempre un motivo per lamentarsi. Si lamenta pure delle sue fortune. Questo perché non sente di meritarsi quello che gli accade. In generale, se riesce a raggiungere uno dei suoi obiettivi, sente di non aver fatto nulla per esserselo meritato. Però non è da solo. Ha infatti due genitori che sono abbastanza assenti e distratti. Ma due amici che non si stancano mai di lui nonostante le continue lamentele. La prima cosa che mi ha colpito di questo fumetto è l'ambientazione spaziale. A me piacciono particolarmente le storie ambientate nello spazio, al giorno d'oggi ce ne sono veramente tante, quindi è anche difficile, secondo me, colpire in maniera particolare il lettore. Questo fumetto, secondo me, ci riesce bene perché Iperurania è un pianeta misterioso su cui non abbiamo mai la possibilità di andare se non in piccolissimi frangenti. C'è quest'aura misteriosa attorno al pianeta di Iperurania che mi ha incuriosita veramente tanto. Mi hanno colpito poi tantissimo i disegni e i colori di questa storia. Guardate che bella palette di colori. A me il rosa e il blu affiancati in questa maniera così accesi ricordano subito qualcosa di spaziale o di alieno, quindi penso che si sposino perfettamente con il tipo di storia. Inoltre, il tratto è molto particolare e secondo me riconoscibile. Le linee sono molto morbide, ci sono tanti elementi che danno l'idea di essere gommosi, di essere proprio pieni, a partire ad esempio dai capelli di Ban, ma anche le piante che vengono rappresentate, che sembrano un po' delle alghe, hanno. Sembra che abbiano proprio consistenza, è una cosa che mi ha colpita molto. E non riesco a smettere di guardare questi disegni perché sono veramente pazzeschi. Comunque, continuando con la storia, quello che mi aspettavo da questa graphic novel era una storia, diciamo, spaziale, una sorta di avventura che in parte c'è all'interno di questa storia, ma emergono anche delle tematiche, diciamo, più attuali e profonde che non mi aspettavo, sinceramente. Come ad esempio la riflessione sull'importanza dell'arte. Come vi accennavo poco fa, uno degli hobby preferiti dagli abitanti della colonia è appunto fotografare il pianeta. Dal momento che le fotografie non possono essere utilizzate effettivamente, per studiare il pianeta, sono delle opere d'arte, vengono trattate un po' come delle vere e proprie opere. E quindi si indaga questo concetto, che cos'è l'arte, che importanza ha. È
È un discorso che si può applicare non soltanto alla fotografia, ma ad esempio anche ai fumetti, a qualsiasi altra opera creativa, secondo me. C'è stato un episodio che mi ha colpita particolarmente, che mi trova d'accordo su tutta la linea, ovvero a un certo punto Ban diventa famoso, di successo, ricco, e qualcuno fa notare a un suo fan: ma non sei invidioso di lui che non si è meritato tutto questo successo, è diventato ricco praticamente così dal niente? E gli viene risposto che no, non è invidioso, perché comunque ammira il suo lavoro. Il fatto che sia diventato ricco gli permetterà di acquistare nuova attrezzatura, migliorare i suoi contenuti, e quindi quello che ne guadagna alla fine è il fan. È un ragionamento che non ingrana molto al giorno d'oggi, non soltanto per quanto riguarda la fotografia, ripeto, per ogni forma d'arte. Si tende veramente troppo ad essere invidiosi del successo degli altri. In generale si tende anche a sminuire il lavoro che c'è dietro, soprattutto se è un lavoro creativo. Mi ha fatto molto piacere ritrovare questa sorta di riflessione all'interno del fumetto, così come le paranoie di Ban. Allora, da una parte l'ho trovato un po' irritante, perché tende veramente a lamentarsi tanto, tanto, tanto. Però, da un'altra parte, l'ho trovato abbastanza reale come personaggio, perché conosco più di una persona che tende a lamentarsi in questo modo. In generale, dal suo personaggio e dal suo atteggiamento, penso che nasca anche in questo caso una bella riflessione sul meritarsi le cose, la fortuna, il successo, insomma. Viene comunque confrontato ai suoi amici, che in confronto si impegnano veramente tanto in qualche cosa ma non hanno la sua fortuna. Non per questo però si lamentano di come va la loro vita, riescono comunque a godersi quello che hanno, mentre Ban sembra non riuscire ad accettare la sua condizione, ad accettare la sua vita per quella che è. Sembra che non vada mai bene nulla, non riesce a godersi la sua vita, non riesce ad essere felice per quello che ha. C'è sempre qualche cosa che manca o che c'è troppo. Viene preso un po' in giro all'interno di questa storia. In generale il suo personaggio viene affrontato in maniera abbastanza scherzosa, però penso che nasconda comunque dei tratti interessanti che secondo me potrebbero stuzzicare il lettore. Nel complesso questa è stata una lettura più che piacevole, i disegni mi hanno stuzzicata molto, ogni tanto tornavo indietro semplicemente per ammirare i disegni, i colori, mi perdevo veramente in questa atmosfera un po' futuristica. La storia poi è un bel mix, secondo me, fra avventura e riflessione. Ci sono dei momenti in cui si entra abbastanza nel profondo per quanto riguarda i problemi di Ban, i suoi pensieri, ed è una cosa che ho apprezzato molto. È una lettura che vi straconsiglio se vi piace il genere. Questo fumetto uscirà il 26 di aprile a un prezzo di copertina di 23 euro. Questi erano quindi i miei pensieri su Iperurania. Fatemi sapere, mi raccomando, qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se vi incuriosisce o meno, e vi ricordo che trovate tutte le regole per partecipare al giveaway, ma soprattutto le tappe di questo blog tour, qua sotto in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!